nel Valcomino, dove c'è la casa di Lorenz, una dimora storica del Lazio, che sarà aperta eccezionalmente solo il 28 aprile. L'inviata Isabella Di Chio. Pancrazio ritornò con la lanterna e aprì il portone. Alvina lo seguì in un largo corridoio col pavimento di pietra, dove stavano alcuni attrezzi agricoli e in un angolo un mucchio di paglia e fagioli, da dove incominciava una rampa di scale di legno grezzo. Parole senza tempo che troviamo nel romanzo dello scrittore inglese Lorenz, La ragazza perduta. Lo scrisse proprio qui, nella valle di Comino, a Serre di Picinisco, nei primi del Novecento, innamorato di questo territorio, ospite di una famiglia della zona. E questa casa ora è diventata dimora storica della regione Lazio. È di proprietà di Loreto, un pastore con un passato da economista ed ufficiale dell'esercito. La sua è una famiglia legata alla terra. Noi abbiamo avuto l'intuito di rimetterla su e crearci una sorta di casa-museo. Siamo dei produttori del pecorino di Picinisco DOP, ma oltre a questo anche tanti altri formaggi, tutti a latte crudo da allevamento biologico. Pastore per scelta, Loreto ama questo territorio e per questo è rimasto, ma non è stato facile. Inizialmente avevo pensato di scappare da questa terra perché non è che offre tantissimo, come non offre ancora tantissimo per tanti giovani. Sono tornato e è stata una sfida per me e per la mia famiglia. Questo è un luogo dove il silenzio fa da padrone. Io spero si sia innamorato dei luoghi e credo sicuramente della natura di questi luoghi, che è rimasta sinceramente, da come la descrive a come la viviamo oggi, abbastanza incontaminata. Ed è tutto.